un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questa maglia larga che io ho deciso di chiamare maxi onde. Per poterla realizzare io ho utilizzato due cake della Cake Cotton dell'Adrian Wool, che è questo bellissima cake da 100 grammi che misura 350 metri. Il colore che ho scelto io è il colore 17, che ha queste sfumature che vanno dal rosa antico al rosa pelle al azzurro polvere, se lo vogliamo chiamare così, al grigio, e io trovo dei colori che sono perfetti per l'estate. Per poter realizzare questa maglia io ho utilizzato due cake di cui mi era avanzato un po', quindi potevo fare anche la maglia più lunga da mettere sopra dei fuson, ma io volevo realizzare questa maglia da mettere soprattutto quest'estate quando andiamo in piscina al mare, e quindi mi va bene sopra i pantaloncini come la sto indossando in questo momento. Però ripeto, se siete una taglia S con due cake la potete fare anche più lunga, e naturalmente se la fate più stretta rispetto a me potreste farne anche un copricostume. Per una taglia M invece vi occorrono tre gomito, cake, se la volete fare più lunga, ma se la volete come me anche voi due cake bastano, perché come vi ho detto a me mi era avanzato un po', quindi se dovete farla un po' più larga, quindi aumentare di un motivo, direi non di più perché comunque potete vedere mi va veramente grande, quindi per una M due cake fare la maglia va bene. Se invece la volete fare anche più lunga prendetene tre. Taglia L invece vi occorrono tre cake. Come sempre in descrizione vi lascio il link al mio sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Voglio mostrarvi altri due colori, prima di tutto questo qui che è lo sfumato oceano e che quindi ha le sfumature adatte per le onde a renderlo ancora più combo perfetto tra nome e filato, o anche queste sfumature che io ho chiamato terra, che ha queste sfumature del beige, qui sembra un rosso scuro ma in realtà è un mattone, quindi beige chiaro, beige scuro, quindi proprio i colori della terra. Oltre a questi naturalmente ci sono altri colori. Ah, un'altra cosa, io ho lavorato con un centro numero 4. Vi parlo un po' della creazione, è semplicissima in realtà, è un giro che va sempre ripetuto, quindi veramente semplice, si realizza in pochissimo tempo. Anche se dovete farla più lunga, non vi preoccupate, ci mettete veramente poco tempo perché il giro da ripete è anche molto semplice. La lavorazione ve la mostro, quindi è data appunto l'effetto ondo, non solo è creato dal filato, ma anche appunto dal motivo che abbiamo scelto, perché come potete vedere qui si creano appunto queste fette onde. E un'altra particolarità che ho dato alla maglia è stato il modo di cucirla. Ho cucito insieme una onda, se vogliamo chiamarla così, avanti e indietro, sia da questo lato, quindi due, che da quest'altro lato, lasciando però qui libero, senza cuciture, e anche qua è libero in modo tale da avere questo scollo molto largo, questo altro forellino qui che rende questa maglia molto estiva. Detto ciò, spero che anche questo primo lavoro prettamente estivo vi piaccia. No, non è il primo perché abbiamo fatto anche l'altra maglia abbinata alla borsa granny, quindi diciamo che queste nuove creazioni per quest'estate vi piacciono, che desiate realizzarle. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare sperruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram. Vi ricordo inoltre che se volete farvi realizzare da me qualche creazione potete contattarmi tramite email o tramite i canali social, in modo da metterci d'accordo. Detto ciò, quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra maglia o copricostume, ancora non ho deciso, utilizzerò il filato dell'Adrian Wool linea Cake Cotton. Il colore che ho scelto io è il colore 17, ma sapete che trovate anche altri colori disponibili sempre sul sito. Lavorerò con l'uncinetto del 3,5 e io ho montato 182 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 13 catenelle, quindi per una taglia M vanno bene aumentare solo due motivi, per una taglia L 3, ma massimo 4 motivi. Non andate a aumentare tanto perché, come ho detto, ogni motivo sono 13 catenelle, quindi due motivi in più sono comunque 26 catenelle, e secondo me vanno più che bene per una taglia M, quindi 3 motivi, 4 motivi in più per una taglia L vanno più che bene. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte, una e rientro 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo
Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare 2 maglie, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e 3. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi questo è il giro che dobbiamo andare a ripetere, questo è il motivo che andremo a ripetere per tutto il giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Allora, questo è il giro che dovremo sempre andare a ripetere, però giustamente qui abbiamo una base diversa rispetto a quello che abbiamo adesso andare a lavorare. Quindi il giro è quello, ma vi faccio vedere come andarlo a fare adesso che abbiamo una base diversa. Con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 2 catenelle. E andiamo a realizzare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Rientriamo dentro e andiamo a fare altre 3 maglie alte, quindi una, due e 3. Catenella di separazione. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta.
catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, come vedete è uguale a quello precedente, ma abbiamo una base diversa, ma vedete che si sta già creando questo effetto onde. Prima di andare avanti, naturalmente io ripeterò il giro fino ad arrivare agli scalfi, volevo dirvi una cosa. Ho iniziato una sorta di collaborazione con un sito che si chiama Domestika. In questo sito ci sono dei corsi online che sono inerenti a tutto. Ci sono dei corsi online di uncinetto per lavorare delle maglie Ferri, dei corsi di cucina, dei corsi di fotografia, dei corsi di disegno. Veramente è un sito che ho scoperto e ci sono rimasta davvero entusiasta. L'iscrizione è gratuita, quindi se uno si iscrive non deve pagare nulla e paga solamente i corsi che vuole seguire. Sono corsi che hanno dei prezzi veramente imbattibili, sono bassissimi. Mio padre ne ha già deciso di seguirne, sta già seguendo uno di cucina perché ne è rimasto veramente sorpreso. Sono dei corsi dove ci sono dei video, dove ci sono dei professionisti di ogni settore che vi parlano in quel corso. E non solo questo, avete la possibilità comunque quando acquistate questo corso di poter vedere i video, e i video possono andare da video di 6 ore a più ore a seconda del corso che state seguendo. Avete la possibilità di seguire questi corsi quando volete voi, appunto perché sono dei video tutorial, non a livello amatoriale come quelli che faccio io, ma girati in studio, con dei registi, quindi veramente sono fatti per bene e si vede tutto, sono molto esaustivi e quindi avete la possibilità, appunto, quando acquistate questo corso, di poter vedere i video quando volete e inoltre questi video vi rimarranno per sempre, non andranno mai cancellati. Inoltre, se volete seguire più corsi inerenti a più cose, ci sono anche dei pacchetti base che vi permettono di risparmiare ulteriormente se volete acquistare appunto questi corsi. Ogni tanto poi mettono anche dei PDF in omaggio gratuiti che potete scaricare. Io vi lascerò in descrizione il link a questo sito che si chiama appunto Domestika e anche dei link che vi portano direttamente ai corsi che io ho trovato interessanti. Vi metto quello che sta seguendo il mio papà e naturalmente mi metto anche un corso appunto per l'uncinetto e per i ferri e anche un corso di fotografia. Più che fotografia sono quelli là che vi insegnano a come usare determinate app per migliorare le foto, renderle più patinate, mettiamola così. E ripeto, l'iscrizione è gratuita. Mi piace potervene parlare perché veramente ci sono tantissimi corsi. Io sono interessata ad alcuni corsi di fotografia che voglio seguire, quindi man mano che seguirò qualche corso vi metterò naturalmente sempre il link e ve ne parlerò tantissimo. Questo perché appunto è iniziata questa collaborazione perché li ho scoperti, ho parlato con chi ci lavora dietro le quinte e li ho trovato molto 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 competitivi. È un corso che ha c'è un sito europeo, nel senso che trovate anche dei video in lingue straniere ma sottotitolati in italiano, quindi anche se volete seguire un tutorial di acquistare questo corso però il corso è in inglese, non vi preoccupate perché comunque è sottolineato in italiano e come vi dicevo potete seguirlo voi, non sono dei corsi in cui c'è bisogno la presenza. Una volta acquistati questi video tutorial, ve li potete guardare quando volete e trovo questa una cosa ottima, soprattutto per i prezzi che davvero sono bassissimi. Quindi, come vi dicevo, in descrizione vi lascerò il link a questo sito, in modo da potervi, se volete, iscrivervi e dare un'occhiata a qualche corso se vi può interessare. Come vi ho detto, vi metterò anche dei link a dei corsi che secondo me sono veramente carini da poter seguire. Detto ciò, come vi dicevo, ripartiamo, ritorniamo al nostro lavoro. Io continuerò a lavorare questo giro fino ad arrivare agli scalfi. Vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto perché, come vi ho detto, devo ancora decidere se fare una maglia o se fare invece un copricostume. Sono molto indecisa, però, anche se sarà una maglia e non sarà un copricostume, non vi preoccupate perché quest'anno di copricostumi ne faremo tantissimi, come di vestiti. Ho detto quest'anno cambiamo un po', quindi ci diamo di nuovo a queste cose che a me piacciono tantissimo, soprattutto perché quest'anno spero di andare al mare, visto l'anno scorso alla fine ho visto solo la piscina, quest'anno voglio andare al mare. Detto ciò, ci vediamo più tardi.
Allora, ho terminato la maglia fino ad arrivare agli scalfi e ho ripetuto il giro per 31 volte, quindi dal basso agli scalfi 31 giri. A questo punto sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contare le mie ondine. Io ne ho un totale di 14. Le ondine sono formate dai due gruppi di 3 maglie alte separate da 2 catenelle e ne ho messi 7 dietro e 7 avanti. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quindi per esempio ne avete 15, l'ottavo mettete 8 dietro e 7 avanti. Mi raccomando, quello in più, quello di spariva sempre messo sul davanti perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più. Per mettere i marcatori, naturalmente sono andata a metterlo tra le due ondine, quell'ultima davanti e la prima dietro. Stessa cosa da quest'altra parte. Adesso andremo a lavorare sempre lo stesso punto, ma lo lavoreremo in giri di andata e ritorno e andiamo a lavorare in questa maniera semplicissima perché vi faccio vedere, andiamo a fare le nostre solite maglie bassissime per trovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a lavorare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e di nuovo le altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte. Quindi la lavorazione è identica, vi faccio vedere soltanto come finire il giro e come riniziarlo. E sarà quello sempre il giro che andremo a ripetere fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Allora, sono quasi arrivata al marcatore, sono arrivata quindi alla mia ultima ondina e vado a lavorare normalmente la mia ondina. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. 2 catenelle di separazione si rientra, andiamo a fare altre 3 maglie alte in questa maniera. E adesso quindi il nostro giro è terminato, giriamo la lavorazione e di nuovo andiamo a fare delle maglie bassissime per trovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a rifare il nostro lavoro. Quindi è veramente semplicissimo passare dal davanti al dietro la lavorazione, quindi andare in giri di andata e ritorno e non più in giri di tutto tondo. Io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro sia avanti che dietro e poi come andare a cucire sulle spalle. Ho ripetuto il giro sia avanti che dietro per 10 volte, quindi il mio giro per 10 volte. Per quanto riguarda la cucitura, come potete vedere, non sono andata a cucire dietro avanti per tutta la lunghezza dall'esterno all'interno, ma sono andata a cucire tra di loro soltanto i due ventagli, i primi due ventagli e i secondi ventagli, sia avanti che dietro. Come cucire che ho fatto? Ho preso a due filo, ho passato il filo tra i due ventagli dove ho l'archetto di 2 catenelle per un paio di volte, e mi sembra 3 volte in totale, e poi sono andata a fare un piccolo nodino per chiudere bene la lavorazione e ho fatto questa cosa sia da questo lato che da quest'altro lato in modo da avere questo scollo molto carino perché comunque ha l'effetto onde e qui avere questo bucherellino che va proprio sulle spalle. Detto ciò, quindi la maglia è terminata perché io non ho intenzione di fare alcun tipo di bordino ma lasciare la maglia così come è venuta.